venerdì 13 maggio 2022 ha inaugurato a Bologna Cosmo Pharma 2022, l'evento leader nell'ambito del Health Care and del Beauty Care, in italiano assistenza sanitaria e cure di bellezza, e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia. In quell'occasione Raffaele Donini, assessore alla sanità dell'Emilia-Romagna e coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Insieme al governo bisognerà studiare il modo di piazzare le scorte di bazzini anti-Covid non utilizzati prima che scadano. Queste le sue parole, pronunciate durante l'intervista realizzata dall'agenzia di stampa Dire e riportata da alcune testate giornalistiche, tra cui Corriere di Bologna TV. Vi metto il link in descrizione. La questione principale è il fatto che in pochissimi, per non dire quasi nessuno, stanno facendo la quarta dote e quindi, per evitare che i bazzini scadano, vanno inoculati. Guardiamo ora l'intervista. Ci sono alcuni rumori di sottofondo che disturbano e non poco, ma direi che ciò che dice l'assessore sia abbastanza comprensibile. Le scorte ci sono anche in ragione del fatto che la vaccinazione della quarta dose che è in corso, di cui peraltro l'Emilia Romagna è la prima regione d'Italia come numero di vaccinazioni in quarta dose, anche se non si stanno vaccinando tantissimi. E questo sono, diciamo, queste scorte dovranno essere in qualche modo insieme al governo collocate nella migliore condizione prima che scadano, quindi impegnate nelle regioni che sono ovviamente che hanno numeri inferiori, oppure anche in paesi come è stato fatto in passato in cui la vaccinazione non è certamente a livello dell'Italia. Per quello che riguarda invece l'autunno, noi ci attendiamo la fornitura, immagino da settembre-ottobre, dei nuovi vaccini che possono essere, diciamo, più attagliati anche alle nuove varianti Covid. Poi sarà il governo, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore della Sanità, la comunità scientifica nel suo complesso a dirci se questa vaccinazione andrà estesa a tutti come quella precedente, oppure se dovremmo concentrarci sulle persone più vulnerabili o da una certa età in su. Ecco, quello aspettiamo ovviamente delle indicazioni, ma noi attendiamo questi nuovi vaccini e dobbiamo tenerci pronti con la nostra rete territoriale, innanzitutto con i medici di medicina generale e poi anche con le farmacie di servizio. Avete sentito? Bene. Questa volta mi limito a dare i voti. 3 a Donini, che invece di informarsi su ciò che sta uscendo in merito agli effetti avversi del farmaco miracoloso, spinge sulle somministrazioni. 4 a chi ha realizzato l'intervista, per non aver scelto un luogo più consono e meno rumoroso. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.